E appena terminata la gara tra Everton e Dios con il risultato 3-1, qui con noi c'è Barrella, autore di una doppietta nel finale. Allora, una partita si è giocata soprattutto a centrocampo, forse non spettacolare. Dovevamo sfruttare più le opportunità. Però alla fine due tuoi gol, soprattutto il primo davvero molto bello, si è girato al volo con un bel pallonetto. Ringrazio i miei compagni per questo, perché mi danno sempre un appoggio in tutto. Diciamo, il tuo compagno di reparto quest'oggi forse non è stato all'altezza, si è divorato parecchie occasioni da rete, però comunque ci hai pensato tu a indirizzare la gara sui giusti binari. Sì, una volta lui, comunque basta che vinciamo. Diciamo, comunque era importante passare il turno, questa partita diretta forse poteva riservare delle insidie, come è stato, perché alla fine state perdendo ancora a metà del secondo tempo, poi nel finale sono visti i vostri valori. L'importante, te l'ho detto, è che giochiamo di squadra e continuiamo così. Qui con noi c'è anche Veruso, se vuole venire. No, non voglio levare lo spazio a Barrella. Allora, giudica un po' la prova del tuo compagno di squadra. Veruso, vabbè, è sempre il solito. Che dire? Lo vedete stesso voi. Ci ha provato qualche volta da fuori area. Oggi. Già, è diciamo una cosa positiva, insomma. Sì. Allora, Veruso come ragazzo. Allora adesso si può ben sperare anche per il futuro in questa coppa. Speriamo di sì. Allora, ti ringrazio dell'intervista e da Millennium è tutto.